mattina sono entrato al caffè con la disposizione consueta, col piacere che mi dà il fatto di poter entrare senza imbarazzo nei luoghi conosciuti. Mentre mi stavo accomodando, ho voluto chiedere al ragazzo che stava mettendo una tovaglia pulita, come stesse il suo collega che serviva al tavolo a fianco, tipo simpatico, più anziano di lui, che era malato. Ho chiesto senza che mi premesse sapere, era una domanda suscitata dal luogo e dal ricordo. È morto ieri, mi ha risposto. Cominciamo! Non so bene se si tratti di una tragedia o di una commedia, forse questa è la mia personale tragedia. E vivo entrambe le cose come se fossero la stessa cosa, e se ce ne sia né una cosa né l'altra. Sono un attore che fa un poeta, e la mattina mi sveglio, mi vesto, mi infilo le scarpe, esco per la strada, vedo le persone, io sorrido alle persone perché esistono, le guardo, loro mi guardano, non mi sorridono, non so perché anch'io esisto. E poi, nel silenzio della mia stanza, nella solitudine della mia stanza, nella solitudine del mio palcoscenico, io apro le botole dell'anima e guardo i corridoi bui e ci sono miasti, rancori, topi e ruscelli di diamanti e bellezze, e io guardo perché ci vuole qualcuno che guardi, e questi sono i poeti e un po' anche gli attori, signori, che cercano le stelle in fondo ai pozzi. Di Álvaro de Campos, eteronimo di Fernando Pessoa, tabaccheria. Non sono niente, non sarò mai niente, non posso voler essere niente. A parte ciò, ho in me tutti i sogni del mondo. Ho mal di testa perché ho mal di testa. Mi fa male l'universo perché la testa mi fa male. Ma l'universo che mi fa male non è quello vero, quello che esiste perché non sa che io esisto, ma quello proprio mio, quello che se mi passo la mano fra i capelli mi fa credere di sentire che gli altri soffrono tutti solo per farmi soffrire. Sono psichicamente assediato. Ho passato gli ultimi mesi a passare gli ultimi mesi. La vita, come dice un tale, è la ricerca dell'impossibile attraverso l'inutile. Salute.
Io vorrei chiedere agli dèi di esistere e di custodirmi come in una cassaforte, difendendomi da tutte le difficoltà e anche dalle felicità della vita, le piccole felicità della vita, il Merlot. E i cioccolatini. Un po' di felicità. Facciamo insieme. Mangia il cioccolatino, bambina, mangialo. Bada, che al mondo non c'è altra felicità che la cioccolata. Tutte le religioni non insegnano più della confetteria. Mangia, mangia, bambina sporca. Potessi io mangiare cioccolata con la stessa verità con cui la mangi tu, ma io penso, e quando tolgo la carta argentata, che poi è stagnola, butto tutto per terra, come ho buttato la vita. La mia vita è una tragedia crollata sotto i fischi degli dèi e della quale è stato rappresentato solo il primo atto. Ho fatto tutte le parti, il ladro, la puttana, l'eroe, il vigliacco, il prete, fino a toccare il fondo con questo leggere poesie girando con due pazzi muti che neanche più mi guardano in faccia. Ma anche la pazzia si impara, ci vuole applicazione, pazienza e un briciolo di ironia per ridere di me, di voi, di loro, di chi ci ha mandati qui stasera. Un attore meschino che gira leggendo poesie con due musicisti sbrodolati. Sapeste come eravamo? Se sapeste come eravamo, eravamo grandi, eravamo perfino amici, giravamo insieme, eravamo grandi, i nostri nomi erano a caratteri cubitali nei cartelloni. Come faceva? Fammi sentire. Vai! Ma che piacere non compiere un dovere, avere un libro da leggere e non farlo. Ma che noiosa la lettura, ma che poca cosa la il sole splende senza letteratura, il fiume scorre bene o male senza edizione originale. La brezza che passa naturale mattiniera sa che ha tempo e non ha fretta. E la brezza che passa naturale mattiniera sa che ha tempo e non ha fretta.
un bel nome, Ofelia, no? È profumato. È tragico. Piccola Ofelia. Ma io invece dovrei essere con te, Ofelia. Una strada reale, di una città reale. Stringerti fra le braccia e danzare con te e sentire il tuo corpo, la persona reale che tu sei. Stringerti veramente e sentire il tuo cuore che pulsa il sangue dentro le tue vene dentro il tuo corpo fra le mie braccia, il tuo corpo sul mio corpo, insieme il nostro corpo, il corpo, questo stupido involucro del quasi niente. Ma almeno resta dell'amarezza di ciò che mai sarà la calligrafia nasce di dimenticarsi esiste quello che sono con sua idea greca con un cesto ogni statua e questa o patrizia romana impossibilmente nobile e nefasta o principessa di trova patrizia romana impossibilmente nobile e nefasta scollata e glaciale o cocotte celebre del tempo dei nostri padri o non so che cosa di moderno o cocotte celebre del tempo dei nostri padri o non so che cosa di moderno proprio non so che cosa di moderno sia cosa sia se tu spiegare che sia cosa sia se puoi ispirare che ispiri. Il mio cuore è un secchio svuotato. Il mio cuore è un secchio. E voglio scrivere questa storia per provare che sono sublime. Ma un uomo è entrato nella tabaccheria per comprare tabacco. E la realtà si abbatte all'improvviso su di me, mi raddrizzo, convinto, energico, umano. E mi riprometto di scrivere questi versi per sostenere il contrario. Mi accendo una sigaretta meditando di scriverli e assaporo in essa la liberazione da tutti i pensieri. Seguo il fumo come una rotta autonoma e godo in un momento sensitivo e competente la liberazione da tutte le speculazioni e la consapevolezza che la metafisica è l'effetto di un'indisposizione. Poi mi reclino sullo schienale della sedia e continuo a fumare. Finché il destino me lo concederà, continuerò a fumare. Se sposassi la fila della mia lavandaia forse sarei felice. Stabilito questo mi alzo e vado alla finestra. L'uomo è uscito dalla tabaccheria infilandosi in tasca il resto. Ah, lo conosco. È Esteves senza metafisica. Il padrone della tabaccheria si è fatto come per un istinto divinatorio, Esteves si è voltato, mi ha visto. Mi ha fatto un cenno di saluto e io gli ho gridato, ciao Esteves! E l'universo mi si è ricostruito, senza ideale né speranza. E il padrone della tabaccheria ha sorriso.